Cari amici, grazie innanzitutto a tutti quanti voi che siete venuti da tutta Italia, 18 regioni su 20 sono rappresentate, con l'eccezione della Val d'Aosta e del Molise, ma non per un problema diciamo, di dimensioni, ma perché appunto lì il movimento non ha ancora iniziato una sua strutturazione e una di queste, la Sicilia, va avanti con un rapporto federativo, con un movimento che come quello del Lazio si chiama fuori italiano, quello della Sicilia si chiama fuori siciliano, ma grazie soprattutto agli ospiti esterni che sono venuti anche per curiosità a cercare di capire che cos'è questo nostro movimento. Quando dopo il ventennio Concetto Marchesi tornò nella sua aula universitaria, iniziò la lezione dicendo ai suoi studenti di Padova "Eri dicebamus", è in qualche modo la rappresentazione più plastica di quanti intendono diciamo, il ventennio come una parentesi. Si potrebbero aprire sofisticate discussioni storiografiche. Io voglio dire una cosa più semplice, che per molti di coloro i quali sono qui oggi, in realtà oggi si chiude una parentesi, quella del nuovo centrodestra, e continua una storia. Questo credo che sia l'aspetto più importante. Non è una polemica nei confronti dei nostri vecchi amici, ma soprattutto un segno di continuità della nostra azione. Perché vorrei ricordarlo a tutti quanti voi. Noi veniamo da una legislatura che si è aperta poco più di 2 anni e mezzo fa con una novità. È una novità determinata dagli elettori. Finiva con quel voto una fase della storia d'Italia, durata per l'appunto 20 anni, caratterizzata da un bipolarismo difficile, rissoso, sul quale bisognerà dare un giudizio in sede storica, ma non c'è dubbio che quegli 20 anni o si stava da una parte o si stava dall'altra, e probabilmente la struttura di quel sistema era determinata da una figura che lo aveva in qualche modo inaugurato nel 94 in modo del tutto imprevisto, quella di Silvio Berlusconi, la quale figura andrà e resterà sempre il merito storico di aver impedito una vittoria per abbandono da parte di una sinistra che aveva già cambiato nome, ma che allora era ancora una sinistra in continuità con quella che si era espressa durante il periodo della guerra fredda. Bene, gli italiani invece hanno l'ultima volta votato non per più per 2 ma per 3 poli, e il partito più votato sul territorio nazionale, noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, era stato il partito di Grillo, i 5 Stelle, che poi appunto non erano prevalsi soltanto per i voti degli italiani all'estero, ma il partito di maggioranza relativa alla Camera dei Deputati era stato quello, una forma di espressione di protesta estremamente forte, un campanello d'allarme contro un sistema che non riusciva a rinnovarsi. Bene, noi da lì siamo partiti e abbiamo voluto cercare, come si dice, di fare di necessità virtù. Ci troviamo senza una maggioranza, non c'è la possibilità di una maggioranza omogenea, cerchiamo di mettere insieme le forze diciamo, della politica affinché si scrivino insieme nuove regole, si fissino i punti cardine del nuovo sistema e nello stesso tempo si porti il paese fuori da una pericolosissima crisi economica.